Guarda a tutti, ciao, benvenuti a Giochini in questo nuovissimo video. A parte il fatto che quando non c'ho i capelli davanti la mia faccia sembra gigante, quest'oggi è... sinceramente non so manco come tanto spiegare. Vi avevo detto che avrei dedicato il sabato magari a vlog o a giochini proprio completamente random, così per staccare un pochettino dalle serie del resto della settimana. Quindi per chiunque dovesse venirmi a chiedere qua sotto: ma Detroit, ma oggi non avresti dovuto pubblicare Detroit, eccetera eccetera, ragazzi, il tutto incomincerà di nuovo settimana prossima, quindi nuovo appuntamento con Detroit a lunedì. Ebbene, sono andata su gioco.it e la primissima cosa che ha attirato la mia attenzione sulla home page è stato questo gioco qua, che si chiama Vita da Volpe Simulatore. Mi sono detta: come vivrà una volpe? Pure qua nella descrizione lo dice: com'è la vita di una volpe? Domanda difficile, ma puoi trovare una risposta in questo incredibile gioco di simulazione. Tutti sempre ci chiediamo tutti i giorni: come diavolo è la vita di una volpe? Per cui, ragazzi, io sono molto curiosa effettivamente, direi di andare a vedere come funziona. Ok, sta caricando, d'accordo, aspettiamo con tranquillità. Allora, dobbiamo scegliere il nome della nostra volpettina. Io direi che la chiameremo Toby, come la volpettina ovviamente di Rhyme, ragazzi. Per cui scrivo Toby con la I, però, proprio per sembrare un po' più ignoranti in inglese. E diremo che è maschio. Andiamo. Oh, ok, allora puoi muoverti usando WASD o anche i bottoni delle frecce, perfetto. La volpe può attaccare. Per fare questo puoi utilizzare il tasto sinistro del tuo mouse. E inoltre la volpe può anche saltare. Ma davvero ha questa capacità la volpe? Non lo sapevo. Usa spazio per saltare e shift per correre. Perfetto, grazie. È pericoloso nella foresta, è pericoloso! Dovresti stare attento alla barra della tua vita, che vediamo lì in alto a sinistra, con un bel cuoricino. Oh, clever, non so se vuol dire furbo, intelligente o che roba. Fatto sta che dice che la volpe può raggiungere certi obiettivi, può completare diversi obiettivi e ottenere dei gettoni, insomma. Quindi per ristabilire la tua salute devi mangiare carne. Se prendi, cioè se porti la carne con te, puoi sfamare la tua famiglia. Oh, la tua famiglia, i membri della tua famiglia diventeranno più forti mangiando carne. Oh, ma che carini, mi devo prendere anche cura della mia famiglia. Quindi qui ci sono le informazioni riguardo ai membri della tua famiglia. Vabbè, ma quanti altri consigli me devi mandare? Quindi qua ci sono informazioni riguardo l'apparenza della tua volpe. Puoi personalizzare la tua volpe come vuoi. Oh. Cliccando questo bottone sarai capace di migliorare le caratteristiche della famiglia della volpe. Quindi per non perderti puoi usare la mappa. E sulla mappa puoi anche trovare il lavoro più vicino per la volpe. Wow. Adesso sai tutto quello che devi sapere per cominciare la vita nella foresta. Buona fortuna. Ah, siamo finalmente in gioco, ragazzi, incredibile. Io direi di provare. Io direi di fargli il muso più corto, ragazzi, così è più tenera, più carina. Le zampe di davanti direi che le lascio così, ragazzi, così è perfetta. Toby, sei fantastico. Ho premuto per sbaglio il tasto sinistro. Andiamo, Toby! Oh! No, devo dire che i movimenti sono fighi, sono carini. Oh, Gesù, aspetta. Oh mio Dio, gli esseri umani sono fatti in maniera orribile! Non puoi sapere com'è difficile essere un fattore! In ogni momento devi tenere un occhio sulle piante! Se hai tempo, per favore, aiutami a piantare quei cetrioli nel campo. Ma sicuro, guarda, sarà la nostra prima missione. Davvero, posso piantare i cetrioli? Che cosa meravigliosa. Dove li devo piantare i cetrioli? Aspetta. E hop! E hop! Posso saltare addosso alla mucca, sarebbe fantastico effettivamente. Allora, la volpe è proprio carina, devo dire, ragazzi, eh. Oh, Gesù, posso attaccare il maiale? Oh! Posso! Oh, pure il maiale mi attacca, eh. È arrabbiato nero, è arrabbiatissimo. Vai, fatti forza, fatti onore, cavolo. Ci serve la carne. Io a questo punto sì, ma ho perso la vita per ammazzarlo il maiale. Cioè, a che mi è servito? Io direi pick up food, ok.
Beh, per adesso della nostra famiglia facciamo parte soltanto noi, effettivamente. Cioè, quindi, a che cavolo mi è servito? Vabbè, allora, qua dice pianta, piante e cetrioli. Ho capito, dove mizzica sono i cetrioli? Che qua la freccia mi indica, ma c'è... Ah, aspetta, forse devo andare ancora più in là. Vedete che lì c'è un'altra icona. Dobbiamo trovare la strada fino al campo. Madonna, dove caspita ce l'hai sto campo, signor fattore? Dico io. C'è un orso. Mazza come cammina bene, oh. Ah, ok, giustamente non è che può correre in eterno. Deve recuperare le energie, mi pare ovvio. Allora, qua ci sono anche dei nemici, ragazzi. No, lasciami in pace, che mi sto a fare i fattacci miei. Devo andare a piantare i miei cetrioli, d'accordo? Pizzica, devo arrivare fin là sotto. Io sto campo di cetrioli non lo vedo. Cioè, ma mi pare normale che una volpe vada a piantare dei cetrioli? Ma su. Oh, qui c'è un'altra volpe. Aspetta, è ricoperta di cuoricini. Make family, sì. Ah, abbiamo creato una famiglia, ragazzi. Oh, si chiama Charlotte. Oddio, possiamo anche fare il cucciolo. Questo significa sfamare più bocche, ragazzi. Io direi di darle da mangiare. Cioè, ragazzi, non può essere normale. Oh, eccolo il campo. Deve essere questo per forza. Oh, deve essere questo che non è piantato, suppongo io, no? Il punto adesso è, ci sono arrivata, ma i semi... Oh, pianta cetrioli. Uno. E uno è a posto. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette. E me ne manca una. Cioè, me ne mancano due. Però, Toby, ma che stai facendo? Pianta sti cavoli di cetrioli. Ma perché si impalla? Va a cagare, va, lo pianto qua, chi se ne importa. Oh, abbiamo preso pure tre stelline, ma ve pare, oh. Continua. Perfetto, la nostra prima missione è stata completata, ragazzi. Io direi di provare ad attaccare questo caprone o caprone. Questi sono pericolosi, ragazzi. Aia, questo mi tira certe testate. Ma io c'ho una famiglia da sfamare, cerca di capire. Scusa, Oh, pick up food. Allora, io direi di provare a fare un bambino, ragazzi. Proviamo. Ah, ok, dobbiamo essere almeno a livello 3 per avere un piccolo. D'accordo. Ok, intanto la carne ce l'ho. Sì, però Charlotte, adesso non mi puoi stare sempre addosso. Scusa, amore. Però, cioè, mi devi dare un attimo di respiro. Allora, qualche altra missione tipo contadinesca? Possiamo parlare con qualcuno? Signore! Anzi, signora, sembra una signora. Posso parlare con qualcuno? Avere qualche missione da fare? Non so. Aspetta, allora, il prossimo obiettivo è qua, ragazzi. Io dove sono? Ma come vedo io qua in mezzo a sti casini? Ok, eccolo là, l'ho visto il punto esclamativo. Allora, cioè, però, ragazzi, no, parliamone seriamente, ma... La vita di una volpe è veramente così? Cioè, destreggiarsi da una fattoria all'altra parlando con i fattori? Cioè, io pensavo fosse una cosa un po' più realistica, sinceramente. Salve, signore! Mi sto trasferendo in una nuova casa. Aiutami a portare le mie cose e ti pagherò. La vita di una volpe. Simulator. Va bene! L'aiuterò senza dubbio, signore. Guardi, dove vuole che porti? Oddio, se non mi dica è dall'altra parte della mappa perché mi sfianco. Non lo so, sinceramente. Però vabbè, seguiamo. No, porca vacca, qua c'è il fiume. Devo fare il giro lungo. Signore, lei è proprio un pezzo di merda. Poteva portarsi almeno dall'altra parte del fiume, no? Ci metterò una vita qua con l'energia che non si recupera mai. Ciao. Mi imballo pure nei vicoli ciechi. Charlotte, amore, lo so, che ci posso fare se mi tocca far facchino? Dai, che forse siamo vicini. Ditemi che questa è la casa, perché sennò mi taglio direttamente le vene. Cioè, ragazzi, cioè, no. No, ma cioè, ma pure questa storia dell'energia che si deve ricaricare, ho capito che può, cioè, deve essere magari un pochettino più credibile, però, cioè, se devo arrivare a piedi da un lato al lato opposto della mappa, cioè, non ci posso mettere 20 anni. Oh,
forse ci siamo, ragazzi. Speriamo, perché se no di no mi taglio le vene direttamente. Mi passo sopra le carote, che proprio carote sinceramente non sembrano, però fa niente. Ho dei pacchi da consegnare, voglio proprio vedere quanto mi paga lo spilorcio. Mizzica, non è manco qua, ma che veramente... Cioè non è manco qua, ragazzi, è ancora più in là. Non ci posso credere. Come dovrei passare il fiume, no? Spiegatemi. Ah, mizzica, nuoto. Pazzesco. Ce la faremo mai a trovare questa benedetta casa sperduta? Ditemi che è qua, vi prego. No, non è questa, raga. Ah, oh, mizzica, qua, via cavallo. Qua devo lasciare, madonna. 25 pulciosissime monete per farmi un percorso che può andare tipo, non so, attraversando pure il fiume e tutto il resto. Beh raga, io direi che non vado avanti, perché cioè io mi aspettavo qualcosa di più realistico, nel vero senso della parola. Non mi aspettavo sta roba qua, che cioè devi fare le missioni per gli esseri umani che ti pagano in soldi. Cioè che se ne fa una volpe dei gettoni, non ho capito, cioè va a prendere i peluche alle macchinette. Vabbè, questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e updosh a tutti ragazzi, ciao. Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni, più il sito digital24.it dove potete fare i vostri acquisti videoludici.